Mobile World Congress 2017, una delle prime novità di questa edizione dal mondo di Nubia, si chiama N1 Lite, è la versione più leggera perché ha una batteria più piccola del Nubia N1 che conosciamo ormai da molto tempo, che abbiamo anche incontrato nelle scorse settimane e che aveva una capacità di 5000 mAh. In questo caso invece vedete un telefono con 3000 mAh, guadagna molto in leggerezza, non cambia tantissimo devo dire lo spessore o quantomeno la percezione dello spessore. Quello che mi colpisce molto invece di questo telefono è il fatto che abbia una leggerezza assoluta, è un peso piuma nelle mani. Sulla parte posteriore il sensore di impronta digitale, spesso i produttori cinesi scelgono questo tipo di posizione, la fotocamera che nella parte posteriore è da 8 megapixel con un'apertura 2.0, mentre la fotocamera frontale è da 5 megapixel. A bordo c'è Android Marshmallow, Android 6.0, senza alcun tipo di personalizzazione. Il telefono praticamente è esattamente come uscirebbe dalle case di Google, nel senso che proprio non ci sono dettagli particolari di personalizzazione. L'unica cosa che viene personalizzata, lo vedete qui, è la tastiera, perché c'è TouchPal al posto della tastiera stock di Google, ma sapete che la potete cambiare in qualunque momento. Altre caratteristiche di questo telefono: 2 giga di RAM con 16 giga di memoria complessiva, ma con la possibilità di inserire anche una micro SD fino a 32 giga di espansione. Il processore è un processore MediaTek, ma stavo dando un'occhiata adesso al funzionamento del telefono, è molto veloce, comunque reattivo, senza alcun tipo di problema. Ovviamente il punto forte di Nubia N1 Lite sarà il prezzo, non ancora annunciato quello italiano. Vi aggiornerò appena avrò informazioni in merito. Da Mobile World Congress ci troviamo più tardi.